Oh wow! Buster è diventato un missile e sta per andare nello spazio! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Guarda Buster come va! Benissimo! Ce l'hai fatta, Buster! Sei nello spazio! Che bel posto! Penso che Buster voglia esplorare lo spazio. Guarda là! È un pianeta rosso! Andiamo a vederlo da vicino. Ehi, ciao, omino dello spazio! Scommetto che l'alieno non ha mai visto un bus prima d'ora. E ora dove vai, Buster? Oh, un pianeta giallo! È davvero bello con quel grande anello intorno. Ehi, guarda! Buster vuole fare un giro sull'anello. Vediamo quanto veloce riesci ad andare. Wow! È stato divertente! Cosa hai visto ora, Buster? È un pianeta viola! È gigante! Wow! Buster gira intorno ai pianeti, intorno al pianeta viola, al pianeta giallo e al pianeta rosso. Ma aspetta! Oh no! Un pianeta azzurro! Buster sta andando troppo veloce! Penso che gli andrà addosso! Oh, grazie al cielo! Era solo un sogno. È tutto ok, Buster. Guarda! Scout sta usando il suo telescopio per guardare il cielo notturno. Dai un'occhiata, Buster! C'è il pianeta viola, il pianeta giallo e il pianeta rosso. Ciao, omino dello spazio! Buster! Sorpresa! Buon compleanno, Scout! Pensavi che avrei dimenticato il compleanno della mia migliore amica, vero? Oh, grazie, Buster! La torta sembra davvero... deliziosa! Oh, era deliziosa davvero! Ma non preoccuparti, Scout! Ho altre sorprese! Vieni con me! Oh, ma chiudi gli occhi! Non sbirciare! Non sbirciare ancora! Buster, dove stiamo andando? Ai! È una sorpresa! Stiamo andando all'autodromo? Oh, aspetta! Lo so! Stiamo andando alla disco galleria! È ancora meglio, vedrai! E... apri! Aspetta! No, aspetta! Sorpresa! Cosa ci facciamo nel garage di Giada, Buster? Ora vedrai, è una sorpresa speciale! Ho già detto che è una sorpresa speciale! Pronta, Scout? Certo! Ora ti trasformerò in un'auto da corsa! Sarai l'auto da corsa più veloce di tutta la città! Vai, vai, vai! Buster, hai dimenticato questa! È divertente! Certo, ci vuole davvero tanto tempo per farlo! Ma ne vale la pena, solo il meglio per la mia migliore amica! Buster! Forse farò il meccanico un giorno! Buster! Ops! Scusa, Scout! Ti prometto che la verniciatura verrà meglio! Verniciatura? Ma siamo appena arrivati dall'autolavaggio! Ah, doppio ops! Anche questa era una sorpresa! Andiamo! Va tutto bene, Buster? Sì! Oh, no! Ho usato i colori sbagliati! Volevo solo farti sentire speciale per il tuo compleanno. Invece ho rovinato tutto. Mi dispiace. Non preoccuparti. Questa è una fantastica giornata. È tutto davvero molto divertente. Tu dici? Ma certo! Che cosa c'è di più divertente che combinare pasticci in garage con il mio migliore amico? Wow! Veramente avevo pensato di fare anche una foto. Ancora no! Ho appena avuto una fantastica idea, Buster! È ora di rifarci il look, amico! Non è da Buster fare ritardo! Wow! Questo è il miglior compleanno che abbia mai avuto!
buio! Ne sono felice, Scout! È stato molto divertente, pronto, Digli? Certo! Avete un look super colorato! Ash è andato a casa di Buster per giocare con lui. Sono entusiasti all'idea di fare dei giochi da tavolo. Il gioco di oggi è Scale e Serpenti. Che emozione! E Ash inizia per primo. Cinque e due fa sette. Quindi Ash muove il suo segnalino di sette caselle. Adesso è il turno di Buster. Otto. E si muove sul tabellone. Adesso tocca di nuovo ad Ash. Oh, wow! Bel lancio! Sale su una scala. Adesso Buster. Cinque. Oh, cielo! È retrocesso fino alla coda del serpente. A Buster non sta andando molto bene. Ops! Ha fatto cadere il segnalino. Cosa succede? È il nonno con tanti altri giocattoli con cui giocare. Ma gli sono caduti tutti. Ash lo aiuta a raccoglierli. Nessuno sta guardando Buster. Oh no! Ha spostato il suo segnalino. Questo è barare. Oh no! L'ha spostato sul traguardo, come se avesse vinto la partita. Ash è tornato. Sembra che il gioco sia finito. Buster ha vinto. Ash non capisce come sia successo, ma è felice per il suo amico. È strano. Buster dovrebbe essere felice di aver vinto, ma non si sente bene. Per niente. Buster ha imbrogliato. Non ha vinto in modo corretto, quindi non si sente a posto. Ma il nonno sa che l'importante non è vincere, ma divertirsi con il gioco. È il turno di Ash. Ash lancia i dadi. Wow! A momenti finiva sul serpente. Buster retrocede un'altra volta. Ci siamo! Ash ha vinto seguendo le regole. Ma Buster è felice per il suo amico. Si sono divertiti tantissimo a giocare insieme. Io sono Super Buster, l'autobus più coraggioso di tutto il mondo. E Scout la Freccia, l'auto da corsa più veloce della storia. E il professore Scavatore, l'escavatore con un enorme cervello. Oh, mi piacerebbe tanto prendere il volo, ma con le altezze non sono bravo da solo. Venite con me. Il professore Scavatore ha un piano ingegnosissimo. Ecco a voi la mia invenzione più grande, signori. L'escavatore turbovolante. Digli! Ah, professore Scavatore. Scusa, professore Scavatore. Questo è un rimorchio. Non può volare, neanche tra un milione di miliardi di trilioni di anni. Ma questo non è solo un rimorchio, è una piattaforma turbovolante che va a palloncini. Bandit! Wow! Quanti bei palloncini! Dovremmo riempirli d'acqua e fare una battaglia di gavettoni! Non toccarli, Bandit! Stiamo cercando di volare! È molto alto, ma io sono Super Buster. Super Buster non ha alcuna paura dell'altezza. Tiratemi giù, a me non piace stare in alto. Buster, aiutami. Come facciamo a scendere? Non ci ho pensato ancora. Penseremo noi a qualcosa. Ma non guardare giù, d'accordo? Non guardare giù, non guardare giù, non guardare giù, non guardare giù. Ah, ho guardato giù! No, secondo i miei calcoli potrebbero volar via fin su nello spazio. Possiamo farcela, dai! Siamo la banda paraurti! Buster, prendi! Scoppia qualche palloncino! Ho paura! Non riesco a muovermi! Tira fuori il tuo coraggio, Bandit! Ce la puoi fare! Noi possiamo farcela! Oh!
State indietro! State indietro! Il turbo volante è in fase di atterraggio! Wow, lo sai che è stato divertente! Abbiamo affrontato le nostre paure ed è fantastico! E abbiamo scoperto che gli autobus possono volare! È una nuovissima giornata di neve e Buster non vede l'ora di uscire a giocare. È così divertente giocare sulla neve. E il miglior gioco di tutti è la battaglia a palle di neve. Diggly e Scout formano una squadra, ma Buster ha bisogno di un compagno. Guarda, c'è Bandito! Può entrare nella squadra di Buster, anche se Buster e Bandito non sempre vanno d'accordo. È ora di iniziare a lanciare le palle di neve! Buster e Bandito si nascondono dietro quella collina. Buster pensa che dovrebbe andare da questa parte, ma Bandito pensa che dovrebbe andare da quella parte. Oh cielo, non trovano un accordo! Non riescono a lavorare in squadra! Buster si sta nascondendo tra gli alberi, ma Scout l'ha visto! Attento! Splat! Oh cielo! Bandito cerca di prenderli di sorpresa da dietro il recinto. Splat! Buster e Bandito non se la stanno cavando molto bene. Ma guarda Scout e Diggly, stanno lavorando insieme! È questo il punto. Se Buster e Bandito vogliono vincere, devono lavorare insieme, come una squadra. Whoosh! Eccoli! Così va meglio. Adesso sì che è un combattimento divertente. È molto meglio se si lavora in squadra. Chi ha lanciato quella palla di neve? Il nonno? Beh, più giocatori ci sono, più è divertente! Splat! Ciao, Buster! Oh, wow! Una palla da calcio! Guarda, è Scout! Vuole giocare! Bel passaggio, Buster! Bella mossa, Scout! Chi sta guidando lungo la strada? È Tony il furgone! Oh, no, Buster, fai attenzione a dove tiri la palla! Stai attento, Tony! Deve essere stato doloroso. Spero che Tony stia bene. Buster, devi essere più cauto. Occhio a quel chiodo! Oh no, ha bucato la gomma di Buster. Guarda, Scout, a Tony il furgone serve aiuto. So di chi abbiamo bisogno. Sì, Amber l'ambulanza. Ottimo lavoro, Scout. È sicuramente una giornata intensa. Spero che ti riprenderai presto, Tony. Oh, Buster, deve essere una cosa molto dolorosa. Non ti preoccupare, è stato solo un incidente. Tony è in buone mani e Amber tornerà presto. Buster, guarda, c'è Amber. Chiediamole di ripararti. Buster va verso il garage. Oh, wow, Tony sembra in gran forma. Buster sta per farsi cambiare la ruota. Tutto sistemato. Oh, Buster, gli incidenti capitano. Stai più attento la prossima volta. Bel passaggio, Buster. Oh no, non di nuovo. Questa volta, Buster, sta più attento. Guarda a destra, guarda a sinistra. Ora sì che ci siamo. Ben fatto, Buster. Da questa parte, Buster. Wow! Buster e i suoi amici sono usciti a fare dolcetto o scherzetto per Halloween. Buster ha un sacco di gustosi dolci nel suo secchio. Il nonno ricorda a Buster che non dovrebbe mangiare troppi dolci tutti in una volta. Ora Buster è in camera sua. E mentre nessuno lo vede, mangia tutti i dolci che può. Ai! Che male!
Oh no! Buster ha un dentino che dondola! È davvero spaventoso! Eh? La mamma è venuta a chiamare Buster. È l'ora di cena! Lui nasconde il suo dentino dolorante. Non credo che voglia che qualcuno lo sappia. La cena è pronta! Quante verdure gustose! Oh! Ma Buster non vuole mangiare. La mamma capisce. Buster è stato sconvolto da qualcosa. Le mostra il suo dentino dolorante. Ah, il nonno sa cosa fare. Dice a Buster di dare un morso a quella dolce pannocchia. Guarda, il dente di Buster è caduto. Non è stato difficile. Buster si sente molto meglio ora. Adesso è ora di andare a letto. La mamma dice a Buster di mettere il dentino sotto al cuscino. Mentre lui dormirà, la fattina dei denti verrà a prenderlo. Buster si sveglia la mattina dopo e... Wow! Una grande stella d'oro! Buster la indossa con orgoglio. Ora sa che non c'è da preoccuparsi se un dentino dondola. Buster, Bandito e Mira stanno giocando con il loro pallone da calcio. Papà sta pescando. Ah, niente pesci oggi. Bel tiro, Mira! Wow, un altro ottimo passaggio. Wow, attenta, Mira! C'è qualcosa che non va. Il cappello preferito di Mira! Il pallone l'ha fatto cadere. Non trovano il cappello di Mira da nessuna parte. È andato perduto. Mira è molto triste. Quel cappello era il suo preferito. Ma sembra che Buster sappia come trovarlo. Useranno la loro immaginazione e trasformeranno la ricerca in un gioco. Dove potrebbe essere il cappello? Oh, quelle impronte sono molto grandi! Chissà dove portano! È un dinosauro! E indossa il cappello di Mira! Scappate! Bandito è finito nella pozzanghera! Attenti! Aspetta! Il dinosauro ha visto il suo riflesso! Penso che gli piaccia il cappello! Ma è di Mira! E lei lo rivuole! Bel tiro, Mira! Oh no! Il cappello sta volando dritto verso il vulcano! Come faranno adesso a riprenderlo? Buster può riuscirci! Deve solo usare la sua immaginazione! Ecco Super Buster! Vai Buster! Ce l'ha fatta! Ha ripreso il cappello di Mira! Hanno fatto un gioco divertente e hanno ritrovato il cappello di Mira. Ogni cosa è più divertente se usi l'immaginazione e trasformi tutto in un gioco. Buster, Bandito e Scout stanno facendo un pigiama party, ma sono ancora svegli. Si stanno divertendo un sacco. Sono troppo eccitati per dormire. Chi è quello? È nonno Buzz! Dice che si sta facendo tardi! È ora di andare a letto! Non possono giocare e stare svegli tutta la notte!
Forse questa luce notturna li aiuterà ad addormentarsi. Wow! Guarda quelle stelle! Buster ama le stelle! Si chiede come sarebbe essere un razzo spaziale e volarci attraverso a gran velocità. Oh, guarda! È Buster razzo spaziale! Buster e i suoi amici usano la loro immaginazione! Stanno volando nello spazio! Diamo un'occhiata! Ecco la Terra! Faranno una corsa per raggiungerla! Pronti? Partenza! Via! Buster è in testa! Oh no! Bandito lo ha mandato fuori rotta! Ah! Ora Buster è molto indietro! Cosa può fare per tornare in testa? Ah! Wow! Buster sta sfrecciando intorno a Saturno! Sta andando davvero veloce! Che idea intelligente! Ha sorpassato Bandito e Scout! Che cosa ha in mente adesso, Bandito? Attenti alle meteore! Bandito le sta lanciando verso Buster e Scout! Devono fermarlo! Lanceranno una meteora ancora più grande contro Bandito! Così impara! E la corsa riprende! Buster e Scout sono testa a testa! Manca poco! Buster razzo spaziale ha vinto la gara! Ben fatto! Oh oh! Beccati di nuovo! Il nonno li ha sentiti giocare! È stato molto divertente, ma adesso è davvero ora di andare a letto. Buonanotte a tutti! Buster è davvero entusiasta di andare a giocare con la sua migliore amica Scout. Con cosa giocheranno oggi? Oh, il nonno ha un'auto radiocomandata! Buster la guiderà per primo. Brum brum! Guarda come va! Ora vuole provarci Scout! Ma Buster vuole continuare a giocare! Scout non pensa che sia giusto! Tocca a lei! Oh cielo! Ora stanno litigando per il radiocomando! Entrambi vogliono controllare la macchinina! Oh no! L'auto si è schiantata e si è rotta! Ora non può giocarci più nessuno! Buster e Scout sono arrabbiati l'uno con l'altra! Non vogliono più giocare insieme! È triste quando gli amici litigano. Ma aspetta! Penso che il nonno abbia un'idea. Dà il radiocomando a Scout e la macchinina a Buster. Dovranno lavorare insieme per aggiustare il gioco. Ah! Hanno fatto pace! Gli amici si perdonano sempre! Ecco! Ora possono controllare l'auto insieme! È Buster! È ora di svegliarsi! È una nuova splendida giornata! Guarda! La mamma ha già preparato la colazione per Buster! Pane con la marmellata! Il preferito di Buster! Aia! Buster è passato su quel giocattolo! Va tutto bene, la mamma gli darà un bacino. Fatto! Ora Buster può uscire a giocare a calcio. Che emozione!
ragione. Adesso Buster sta giocando nel parco con Scout. Brava, Scout! Ma, il pallone da calcio è rimasto bloccato sull'albero. Ma guarda, la mamma ha liberato la palla. Ben fatto, mamma. Ora possiamo continuare a giocare. Che cos'è? La mamma e Buster stanno dipingendo un quadro. È davvero divertente dipingere insieme. Guarda, il sole ha la faccia. Ma, oh cielo, Buster ha sonno. È stata una giornata molto impegnativa. È ora che Buster vada a letto. Ma prima la mamma legge a Buster la favola della buonanotte. Ah, buonanotte, Buster. È stato così divertente passare la giornata a giocare con la mamma. È davvero la migliore. Buster e i suoi amici sono in vacanza al mare. Che giornata divertente! Wow, il mare è bellissimo! Cosa c'è nell'acqua? Ah, è uno squalo! Buster è molto spaventato. Ups, attenzione, Iggy! Mamma Bass sta facendo un pisolino sulla spiaggia. Buster sta cercando di spiegarle cosa ha visto. Aveva una pinna spaventosa ed è saltato fuori dall'acqua. Era uno squalo! Mamma Bass non vede niente. Non preoccuparti, Buster. È tutto ok. Mamma Bass torna al suo pisolino. Buster è ancora molto spaventato. Chissà se lo squalo è ancora là. Eccolo! Vai, Buster, corri! Ops, di nuovo! Buster è ancora spaventato, ma vuole superare la sua paura. Sta tornando indietro. Eccolo, squalo! Aspetta un attimo. Cosa c'è che non va? Lo squalo ha un dentino dolorante che dondola. Ecco perché sta saltando fuori dall'acqua. Non preoccuparti, squaletto. Buster può aiutarti. Sta cercando di attirare l'attenzione della mamma. Si è svegliata! Prende il kit veterinario. E poi mamma Bass corre in soccorso. Splash! Gnom, gnom! Mamma Bass sta rimuovendo il dente dolorante dello squalo. Ce l'ha fatta! Hurra! Lo squalo adesso si sente molto meglio. Bravo, Buster! Non vede l'ora di mostrare il dente. Una bella giornata di sole nel cortile della scuola. E Buster e Scout stanno disegnando insieme. Oh oh, sembra che entrambi vogliano il pastello blu. Buster lo strappa di mano a Scout e lei cerca di riprenderlo. Questo ha dato a Buster e Bandito un'ottima idea per un gioco divertente da fare tutti insieme, usando la loro immaginazione. Giocheranno a guardie e ladri. Buster e Bandito faranno i ladri. E Ash e Scout faranno i poliziotti che dovranno catturarli. Sono partiti! La caccia è cominciata! Buster e Bandito si separano. Oh no! Bandito è in un vicolo cieco! Ah, ha un piano! È andato. Aspetta un attimo, quella scatola si sta muovendo. Ash, veloce, puoi prenderlo. Salta dalla rampa. Vai, Buster. Chissà se Buster e Bandito riusciranno a scappare. Si stanno avvicinando tra loro. Wow, attenti. Buster e Bandito sono finiti direttamente in prigione. Un hurra per i poliziotti, Scout e Ash!
Devi cedere il pastello, Buster. È stato fantastico! Che gioco fenomenale! Adesso Scout può finalmente finire il suo disegno. Buster e Bandito sono liberi di andare. È stata una ricreazione proprio divertente. Che meraviglioso tramonto! Scommetto che Buster si è divertito un sacco sotto i raggi del sole. Oh, chissà cos'è quella melma verde. È così appiccicosa e... Oh no, è caduta su Buster! E non penso se ne sia accorto. Cosa sta succedendo? Qualcosa non va. Guarda tutte quelle lapidi e zucche che stanno comparendo. È spaventoso. E cos'è successo a Buster? Credo che quella melma verde l'abbia trasformato in uno zombie. E quello chi è? Oh no! È Buster lo zombie! Digger è davvero terrorizzato! Ma non credo che Buster sappia di avere quell'aspetto! Oh, guarda, c'è Scout! Buster è proprio felice di vederla! Oh no! Anche lei sembra spaventata! Oh no! Scout si nasconde da Buster! Proprio come ha fatto Digger! Povero Buster! È così triste e sconsolato! Dai, Scout! Buster è tuo amico! Credo che Scout abbia un'idea! Vuole che Buster la segua! Buster, ora capisci? Sembri uno zombie! Ecco perché tutti hanno paura di te! Non preoccuparti, Buster! Guarda! La melma è venuta via! Ed è rimasta sulla ruota di Scout! Penso che Scout abbia un piano! Un autolavaggio! Ottima idea, Scout! Buster è sempre felice di andarci! Sì! Il verde è andato via! Buster non è più uno zombie! È stato molto spaventoso, Buster! Oh, cielo! Scout! Ululi come un lupo mannaro! Felice Halloween a tutti! Buster! Ecco un'altra bella giornata per divertirsi! Oh no! È Bandito il bus! Buster, attento! Ti schianterai! Aspetta! Cosa sta succedendo? Oh, wow! Stai fluttuando nell'aria! È incredibile, Buster! Chissà se puoi anche volare! Oh, wow! Ti sei trasformato in un supereroe! Sei velocissimo! Super Buster è qui! Woohoo! Cosa ha visto, Buster? È Otis, la macchina della polizia! Chissà cosa sta cercando Otis nella galleria! Ehi, è Bandito il bus! Cosa sta tramando? Nulla di buono! Oh no! Ha spinto la roccia davanti all'ingresso e ha chiuso Otis nella galleria! Devi salvarlo, Buster! Non puoi lasciare che Bandito il bus la faccia franca! Quel macigno sembra molto pesante! Va tutto bene, Buster! Ora sei un supereroe! Puoi salvarlo! Oh, Buster! I tuoi occhi! Wow! Hai la visione laser! Bravo, Buster! Hai liberato Otis! Adesso andiamo a catturare quel furfante di Bandito il bus! Ecco Bandito! Sembra stia nuovamente tramando qualcosa di losco! Scout, attenta! Povera Scout! Guarda chi c'è! Ora sei nei guai! Super Buster è qui! Buster, puoi fermarlo! Super Buster è troppo forte per Bandito! Questo dovrebbe averlo fermato! Ora Buster deve solo aiutare Scout a uscire dallo stagno! Guarda Bandito! Ora è lui quello bloccato! Oh, è stato solo un sogno! Non penso che la maestra sia molto contenta! Foresta spaventosa! Che nome inquietante! Su, esploriamola! Prossima fermata, la foresta spaventosa! Non lo so, Buster! Quelle nuvole sembrano davvero molto scure e se piovesse... Rilassati, Scout! Tanto non verrà a piovere! Andiamo, banda paraurti! Su, muoviamoci!
Non sono mai stato qui prima d'ora. Forse ci sono dei mostri, chissà. Oh, ho un tesoro nascosto! Buster, aspetta un po'. Potremmo perderci. Digli, rilassati. Sono un autobus, ricordi? Io so dove vado. Ragazzi, non mi piace questo posto. Ash, rilassati. Non preoccupatevi, secondo i miei accurati calcoli le possibilità di un temporale sono... Sto tuonando forte, non mi piace. I fulmini sono molto pericolosi e noi siamo fatti di metallo. Calma, niente panico, calma, niente panico. Buster, che cosa facciamo? Ragazzi, rilassatevi! Non possiamo rilassarci, piove a dirotto! Torniamo subito a casa! Io troverò un modo! Credo! Fulmini e saette! Non ora, Digli! Piove troppo! Non riesco a vedere dove vado! No! Mi sono scaricata! Nessuno rimarrà indietro! Forza, Scout! Ti spingiamo noi! È un fiume! Il sentiero si è allagato! Siamo in trappola! E se affondiamo? Se ci arrugginiamo? Lo possiamo attraversare. Se andiamo tutti insieme saremo abbastanza forti. Ce la possiamo fare, banda paraurti! Su, muoviamoci! Sono una coraggiosa avventuriera! Avanti! Andiamo via da qui! Ce l'abbiamo fatta! Solo grazie a te, Buster! Scusate se vi ho portato sotto la pioggia, ma siamo tornati tutti insieme. Ben fatto, amici miei! È una bella giornata di sole a casa di Buster. E Buster e il nonno si stanno divertendo molto a giocare insieme. Mamma Bus sta andando al lavoro. Riusciranno Buster e il nonno a preparare la cena insieme? Oh, si cucina davvero! Buster è entusiasta! Cuciniamo! Il nonno prepara i fornelli. Cosa si fa adesso? Buster ha un'idea! È salsa al cioccolato! Il nonno non pensa che sia adatta per una cena. Diamo un'occhiata alla ricetta. Hanno preparato tutti gli ingredienti! Buster inizia versando la farina nella ciotola. Wow! Piano, Buster! Ops, la farina è andata ovunque! Ora il nonno e Buster sono ricoperti di farina. Buster sta aggiungendo gli ultimi ritocchi alla miscela. Attento a non schizzare la miscela dappertutto! Ottimo lavoro, Buster! Ops, la salsa di pomodoro del nonno è caduta sul pavimento. E cosa succede ai fornelli? L'acqua esce dalla pentola! Oh, guarda! Ha appannato gli occhiali del nonno e ora non riesce a vedere dove sta andando! Attento, nonno! Oh, cielo! Non sta andando molto bene! Il nonno e Buster stanno sistemando il casino! Ma la mamma sta per tornare a casa dal lavoro! E loro non hanno ancora preparato la cena! Cosa faranno? Il nonno tira fuori dei bastoncini di pesce dal congelatore. Ahà! A Buster è venuta un'idea! È ora della salsa al cioccolato! Mamma Bus si chiede cosa abbiano preparato Buster e il nonno per la cena proprio mentre finiscono. Chissà cosa hanno cucinato! Bastoncini di pesce e fagioli! E salsa al cioccolato? Sei sicuro, Buster? Lo assaggia! Delizioso! Anche la mamma lo assaggia ed è sorprendentemente gustoso! Bravo, Buster! Ciao,
Buster, cos'è quello? Un pallone da calcio. Oh, guarda, Buster, tutti i tuoi amici sono in fila, pronti per giocare a calcio. E hanno bisogno di un altro giocatore. Fatti avanti, Buster, sarà molto divertente. Calcio di inizio. Ah, troppo piano, Buster. CJ la betoniera sta per tirare. Riuscirà Jessie Jeep a parare? Forza, Jessie, puoi farcela! Oh, c'eri quasi, ma... Gol! Bel tiro, CJ! Bel colpo di testa, Buster! Che colpo di piede, Scout! Ottima difesa, Digger! Scout ha tirato la palla contro Digger! Scout sta avanzando per fare gol! Vai, Scout! Ce la puoi fare! Nessuno riesce a placcarla! Gol! Così si fa, Scout! Jessie passa a Scout! Scout passa in avanti! Ottimo passaggio di Digger dritto verso Bandito! Oh, questo è stato poco sportivo, Bandito! Bandito sta per segnare! Jessie riuscirà a parare questa volta? Oh no! Jessie ha fatto scoppiare il pallone! Vuol dire che il gioco è finito! Oh, grazie al cielo! Otis ha una palla di scorta! Il gioco ricomincia! Ora l'atmosfera si sta scaldando! Buster sta correndo a fare gol! Oh no, Bandito il basso ha spinto Buster! È fallo! Ottimo arbitraggio, Robin! Bandito ha ricevuto il cartellino rosso e Robin lo espelle. Questo è ciò che accade quando si gioca in modo scorretto. Ora Buster tirerà un calcio di rigore. Forza, Buster! Gol! Ce l'hai fatta, Buster! Avete vinto la partita e anche una bella coppa! È stato proprio divertente! C'è Buster il bus! Sembra si stia divertendo a far volare quell'aquilone! Attento! Oh no! Scout è andata addosso a Buster! E adesso l'aquilone è volato via! Sono sicura che Scout non l'ha fatto apposta, Buster! Guarda, cos'è? È una letterina per Babbo Natale! Ma non è stata spedita! Penso che Buster abbia un'idea. Consegnerà lui stesso la lettera, in modo da essere sicuro che arrivi sana e salva da Babbo Natale. Oh no, la lettera! Phew, grazie per l'aiuto, Robin. Buster parte. La strada per arrivare al Polo Nord, dove vive Babbo Natale, è lunga. È ghiacciata e pericolosa. Attento a non perderti, Buster. Oh cielo, manca poco, Buster. Cosa sono quelle? Le tracce delle renne. Guarda, è Babbo Natale! Buster ce l'ha fatta! Babbo Natale saluta Buster. Vai a dargli la lettera. Buster ha guidato davvero molto per consegnarla. Vediamo cosa dice. Wow! Chiede a Babbo Natale di regalare a Buster un aquilone per Natale. È da parte di Scout. Scout è proprio un'amica leale. Penso che Babbo Natale sappia cosa fare. Bravo, Buster, che hai consegnato la lettera. È la mattina di Natale. Svegliati, Buster. Oh, non c'è niente sotto l'albero. Forse Babbo Natale è stato troppo impegnato. Aspetta, in realtà c'è un regalo. Buon Natale, Buster. Ed eccolo lì, proprio come chiesto da Scout. Un aquilone per rimpiazzare quello che Buster ha perso. Grazie, Scout. Che bel pensierino di Natale. Sono ansiosa di vedere le stelle cadenti. Secondo i miei calcoli, il posto migliore per vederle sarà in cima alla montagna. Accendo la mappa, è ora di andare. Da questa parte, seguitemi! Non dovremmo restare sulla strada principale? Così arriveremo in tempo per le stelle cadenti, promesso! Ho un brutto presentimento al riguardo. Woohoo! Niente può fermarmi! Oh oh! Oh! Slitto e basta, sono bloccato! Anche io! Wow! Ops! Scusa, Ash! Digli svelto! Tiraci fuori! No! Resteremo bloccati qui per sempre! Sapevo!
sapevo che questa stupida scorciatoia era una pessima idea. Perché non hai fatto come dicevo io per una volta? Ora ci perderemo le stelle cadenti. Invece no, noi le vedremo le stelle cadenti. Riusciremo a tirarci fuori da qua. Come? Ho appena avuto un'idea geniale. Mi sa che nessuno può sentirci. Secondo i miei calcoli ci perderemo di certo le stelle cadenti. Aspettate, ci sono! Digli, che succede quando si aggiunge acqua al fango? Non lo so, diventa più scivoloso, credo. Esattamente! E se lo rendiamo molto scivoloso? Allora scivoleremo via! Forza, banda paraurti! Muoviamoci! Ash, fai il flash! Sta funzionando! Attenzione! C'è della terra franata! Non è terra franata e noi la useremo come un trampolino! Seguitemi! Buster, sei sicuro di quello che fai? Fidati di me, Digli! Non ti metterò nei guai questa volta! Questa sì che era una scorciatoia! Guardate! È un ottimo punto d'osservazione! Alla fine ce l'abbiamo fatta! Scusa, Digli. Avrei dovuto fare come dicevi tu. La prossima volta, magari potresti indicarci tu la strada? Alla scuola di Buster c'è la giornata dello sport! Oh. Che emozione! La prima attività è la corsa dei 100 metri. Ai vostri posti, pronti, via! Vai, Buster! Ha vinto! Urrà! È stato felice! Buster è il più veloce della scuola. La prossima attività è il salto in alto. Scout va per prima. Corri, corri! Wow! È stato eccezionale! Buster pensa di poter battere quel salto. Parte e... Ups! Non preoccuparti, Buster. Non sembra molto felice. Ora la corsa con cucchiaie e uova. Pronti e... Via! Buster vuole davvero vincere. Ups! Buster andava troppo veloce e ha rotto l'uovo. Oh, cielo! E il vincitore è Ash! Bravo, Ash! Buster è infastidito dalla sconfitta. Desiderava davvero vincere. È così arrabbiato che non vuole giocare a palla con gli altri. Sembra divertente, Buster! Non si tratta solo di vincere, Buster, ma di divertirsi! Urrà! Adesso si stanno divertendo tutti insieme! È ora di consegnare le medaglie! Buster è terzo, Ash è secondo e Scout è prima! Bravi ragazzi! Che giornata fantastica! Cosa farà oggi Buster? Forse il nonno vuole giocare con lui! Oh! Quella torta sembra proprio buona! Il nonno ha un'idea. Possono preparare la torta insieme! Sono andati al supermercato a prendere gli ingredienti. Farina, uova, latte e zucchero a velo. Oh! Anche Mira sta facendo la spesa! E anche Terry il trattore! Buster va a prendere gli ingredienti. Ma il nonno gli ricorda che non si deve correre nel supermercato. Ecco la farina! Ma anche Mira vuole la farina! La sua lista della spesa è uguale a quella di Buster! Anche lei vuole fare una torta! Ed entrambi vogliono la farina! Ups! È diventata una gara a chi riesce a prendere per primo gli ingredienti!
Ecco il latte. Buster è arrivato per primo. Ups, mi dispiace, signor insegnante. Vanno più veloci che possono, ma... Buster e Mira devono muoversi lentamente davanti a Terry e al nonno. Piano, piano. E ora ripartono. Vai, Buster! Ecco le uova! Splat! Oh, cielo! Ed ecco lo zucchero a velo! È rimasto solo un pacchetto! Chi lo prenderà? Oh no! Mira sta sbandando! Attenzione! Ah, Buster vuole lasciare a Mira l'ultimo pacchetto di zucchero a velo. Ma lei vuole che lo tenga lui. Buster ha un'idea. Oh, hanno condiviso gli ingredienti e hanno lavorato insieme per fare una grande torta. Deliziosa! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Con enormi denti aguzzi! Ed emette un ringhio terrificante! C'è un... mostro lì dentro! Va tutto bene, Ash! I mostri non sono reali! Ne sei sicuro, Buster? O è la paura che parla? Nessuna paura! Io ce l'ho! Dovremmo andare a scoprire se il mostro è reale! Come dei detective! Panda paraurti, svelti, andiamo! Certo! Cerca di stare al passo! Non c'è più modo che qualcuno entri nella foresta adesso! Tutti noteranno il segnale! Tutti! Cosa? Che birba birichinata è mai questa? Ehi là! Signor mostro! Ci sei? Siamo detective di mostri! Vogliamo sapere se sei reale! Non sei spaventato anche tu? Ovviamente no! Panda! La mia mappa qui non funziona! Quando metterò le ruote su quei piccoli disboscatori, io... Che cos'era? Era solo il vento. Smettiamola con tutta questa paura. È il mostro! È reale! Via, via, via! Bandita, aspetta! Sta attento! Buster, aiuto! Sono bloccato! Fermo lì, signor mostro! Io sono un detective di mostri e non ho alcuna paura di te! Io invece un pochino ne ho e voglio che tu te ne vada via! Signor Rabbon, è lei il mostro? E allora che cosa avete da ridere? Mi sono perso! Come farò a trovare l'uscita adesso? Basterà solo seguire le tracce. Ehi, Buster, allora devo dirti grazie. Sì, sai, per essere venuto a salvarmi. Non c'è di che, Bandit. Un autobus non lascia mai un amico per strada e alla fine abbiamo scoperto che il mostro non è reale. Missione compiuta! Ma certo che i mostri non sono reali, piccoli sciocchi! Wow,
Wow, Buster! Guarda quel palloncino rosso! Perché non provi a prenderlo? Bel tentativo, Buster! Ma sta volando via! Oh, Buster è triste! Oh, ciao, piccolo Robin! Forse tu potresti riuscire a prendere quel palloncino rosso in fuga! E vai! Grazie, Robin! È proprio un bel palloncino, Buster! Oh, wow! C'è un altro palloncino! Questo è verde! Il veloce Robin lo prende! Evviva! Ora hai due palloncini, Buster! Accipicchia! Guarda quei palloncini colorati! Sai cosa fare, Robin? Buster! I palloncini ti stanno sollevando da terra! Robin non trova più Buster! È lassù, Robin! Buster sta volando! Va tutto bene, Buster! Non avere paura! Guarda che vista da lassù! Terry non riesce a capire da dove venga il clacson. Guarda là in alto, Terry! È un uccello? È un aereo? No, è Buster il bus! Non è una cosa che si vede tutti i giorni. Oh, Buster, stai fluttuando molto in alto ora! Terry sembra così piccolo laggiù a terra. Mi sa che Buster sta iniziando a spaventarsi. Non vuoi finire nello spazio, Buster? Robin, devi aiutarlo! Ottima idea! Se fai scoppiare i palloncini, Buster dovrebbe tornare giù. Oh no! Buster sta venendo giù troppo velocemente! È tutto ok, Buster! Hai quasi raggiunto il suolo! Penso che manchino ancora un paio di palloncini, Robin! E... ci siamo! Buster è felice di essere di nuovo a terra! Buster, credo che dovremmo lasciare il volo a Robin! Oh, dove sta andando, Robin? Un altro palloncino! Credo che Buster ne abbia avuto abbastanza di palloncini per oggi! Ciao, Buster! Ciao, Robin! Dan da da da! Forza, banda paraurti! Sbrighiamoci! Da questa parte per il circuito Zizzù! Attenti a Scout la freccia! Lento, Buster! Aspetta! Cos'è, Buster? Non c'è sulla mia mappa. Deve essere nuovo di zecca. Interessante. È una specie di autolavaggio, ma a colori. Wow! Ehi, guardate qua! Sì, sì, sì! È fantastico, Scout! Possiamo tutti cambiare colore! Andiamo, via, via, via! Non lo so, ragazzi. Forse sarebbe meglio se andassimo soltanto a correre. Rilassati, Ash. Per quello c'è sempre tempo. Questa sarà un'avventura divertentissima! Questo autolavaggio è la cosa migliore di sempre! Ehi, Buster, aspetta! Facciamo in modo che vada più in fretta! Sì, sì, sì! Buster... sei sicuro che dovremmo farlo? Oh, andiamo, Ash! Non fare il solito guastafeste! Digli! Come facciamo a farlo andare più veloce? Lascia fare a me! Spingi questo, gira quello, premi questo e... ecco! Turbo carica! Rifiuti in strada! Ora sì che finiremo in un mare di guai enormi! Ash! Tu sei davvero un genio! Che cosa sarei io? Possiamo usare il tuo tubo per pulire tutto! Banda paraurti, andiamo! Che cos'è questa confusione? Quale malefatta e quale birba birichinata sta accadendo qui? Ciao, signor Rubble! Come sta? Stavamo solo sfrecciando verso l'autodromo! Non c'è niente di interessante qui! Non c'è stata nessuna esplosione di vernice! Che carino quel casco! È nuovo? Sta accadendo qualcosa di strano qui! Lo sento nei miei cerchioni! Nessuno può ingannare il signor Rubble! Nessuno! Avverto le birichinate da lontano! Signor Rubble, no!
Questi salterini sono super divertenti! Wow! Ci aspetta un bel salto! Dai, saltiamo, Buster! Non sono sicuro, ragazzi! E se ci schiantassimo? Andiamo, Ash! Sei un super camion dei pompieri! Tu puoi fare qualsiasi cosa! Coraggio, banda paraurti! Andiamo! Scout, stiamo volando! Buster, ci stiamo per schiantare! Ragazzi, va tutto bene! Io non mi sento un granché! Nemmeno io! Voglio andare a casa! Oh no! L'incidente ci ha tolto energia! Dobbiamo andare subito al garage di Giada! Dobbiamo scendere dalla montagna! Ash, aiutaci, ti prego! Ci penso io! Mi dispiace, ragazzi. Non sono in grado. Non essere dispiaciuto, Ash. Tu puoi fare qualsiasi cosa, ricordi? Sei un super camion dei pompieri. Vedi che ci riesci. Continua così. Ce l'hai fatta, Ash. Questo non aiuta. Resistete, ragazzi! Siamo già quasi a valle! Oh! Freno! Sembra che abbiate preso entrambi una bella botta! Abbiamo fatto un salto enorme! Già! Probabilmente il salto più grande di tutto il mondo! Oh, com'è freddo! Fa il solletico! Beh, siete entrambi molto coraggiosi, ma soprattutto tu, Ash. Buster mi ha detto che i camion dei pompieri possono fare qualsiasi cosa! Hai risolto la situazione! Sì, lo ha fatto davvero! Grazie per quello che hai fatto! No, grazie a te! Ora, quello che serve a voi due è un bel riposino per ricaricarvi completamente! La prossima volta, Scout, atterreremo bene! Guarda che ti ho sentito! E da un tratto mi sono ritrovato nel selvaggio West! Ed è così che mi sono guadagnato il mio cappello, il marchio di un vero cowboy! Wow! Io voglio essere un cowboy! Io voglio assolutamente quel cappello! Pazienza! Sapete, un vero cowboy si sa prendere anche il suo tempo! Il mio cappello! Niente panico! Lo sceriffo Buster è tornato in città! Prossima fermata, cappello da cowboy! Oh, per mille pneumatici voglio quel cappello! Non credi di averlo inseguito abbastanza, Bandit? Ma ne ho bisogno! Non posso essere un vero cowboy senza un cappello da cowboy! Questo è mio! No, questo non è tuo, Bandit! Lascialo! Ne ho bisogno! Fermi! Lo strapperete! Seguimi, Ash! Una macchia di cactus! Questa non è sulla mia mappa! Dei cactus non potranno mai fermare lo sceriffo Buster! Aspetta, Buster! Non è consentito l'ingresso! Si possono bucare gli pneumatici! Ma devo prendere il cappello di Monty, e subito! Ricordi che cosa ha detto Monty? Sapete? Un vero cowboy si sa prendere anche il suo tempo! Via dalla strada, sciocche lumache! Aiuto! Oh!
Mi dispiace. È solo che volevo quel cappello a tutti i costi. Così potevo essere un vero cowboy, come Monty. Ah, conosce quel detto che dice: non hai il cappello che fa il cowboy, Bandit? Un vero cowboy si sa prendere anche il suo tempo, giusto, Monty? Sì, esatto, e tu hai dimostrato di essere un vero cowboy e per questo ti sei guadagnato il cappello. E penso che Bandit debba essere trainato fino al garage. Monta in sella, cowboy! Yeeha! Grazie, amici! Oi! Oh! Buster e la mamma stanno decorando la casa per Halloween. Eh? Ma guarda, gli manca una zucca. Sembra che ci siano delle zucche in vendita da questa parte. Buster e il nonno andranno a prenderne una. Wow, quante zucche tra cui scegliere! Buster vuole questa grande. Ora il nonno inciderà una faccia nella zucca e la trasformerà in una lanterna di Halloween. Occhi, bocca e naso. Oh! Ma cosa ha visto Buster? Un lenzuolo? Oh, Buster ha fatto finta di essere un fantasma e ha spaventato il nonno. Ma ora la zucca sta rotolando via. Oh no, sta rotolando verso la strada. Per un pelo. Presto! Buster e il nonno stanno inseguendo la zucca in fuga. Buster l'ha quasi presa. Ops. C'è Diggly che sta costruendo un muro. Oh cielo, la zucca lo ha spaventato. Ora sta rotolando via di nuovo. Non c'è tempo per fermarsi a giocare. Devono continuare a inseguirla. Il povero nonno è senza fiato. Tocca a Buster prendere la zucca. Presto, si sta dirigendo verso quello stagno. Buster fa un grande salto. Ben fatto, Buster. È rotolata al suo posto fuori dalla porta d'ingresso. Che fortuna! La mamma sembra molto contenta. Bel lavoro, Buster e nonno. Papà Bass e Buster stanno passando per le colline. Oh, guarda! Un cucciolo di cervo! Da cosa sta scappando? È Traxon il treno! Oh no! Cosa c'è che non va? Traxon non riesce a fermarsi! Presto! Buster e papà Bass corrono in soccorso. Oh no! Sta accelerando! Papà Bass chiama Otis, la macchina della polizia. Questa è un'emergenza! Ah! C'è un ramo sui binari! Papà Bass si precipita a spostarlo. Urrà! Bravo, papà Bass! Sembra che più avanti ci sia uno scambio. Papà Bass e Buster tirano le leve per modificare la direzione dei binari. Ma... oh no! Terry sta attraversando i binari! Attiva lo scambio, presto! Per un pelo. Ora Traxon sta girando e rigirando. Gli stanno venendo le vertigini. Oh no! Attenzione! Piu, papà è arrivato appena in tempo. Sembra che Buster abbia un piano. Devono dirigere Traxon verso la collina. La collina lo sta facendo rallentare. Si è fermato! Evviva! Vai, Buster! Otis è arrivato sul posto, ma non sembra ci sia un'emergenza. Ups,